Ciao, stai per ascoltare un episodio di Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale, pensato per chi studia e ama la lingua italiana ed è in cerca di contenuti originali e di qualità per scoprire parole nuove, conoscere storie interessanti e tenersi in contatto con l'italiano in un modo semplice, efficace e soprattutto piacevole. L'episodio di oggi appartiene alla serie dedicata a temi linguistici. Faremo un viaggio insieme nel mondo dei dialetti italiani. Per questo episodio, come per tutti gli altri, metto a disposizione la trascrizione del testo assieme a un glossario delle parole ed espressioni più difficili. Lo mando per mail, il giorno dopo l'uscita dell'episodio, alle persone iscritte alla newsletter. E poi, dopo qualche giorno, lo carico sul mio sito web. Trovi le indicazioni nella descrizione qui sotto. Se Salvatore Racconta ti piace e ti va di sostenere questo progetto, puoi farlo con una piccola donazione regolare attraverso la piattaforma Patreon. Grazie al sostegno delle persone che già lo fanno, ho il tempo e le energie per portare avanti questo progetto in modo libero, regolare e il più possibile professionale. In cambio del tuo appoggio, puoi ricevere l'accesso a una serie di episodi esclusiva che esce ogni mercoledì. Per saperne di più, visita il sito www.patreon.com/salvatoreracconta. Ma ora basta con le chiacchiere, spazio all'episodio. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com/salvatoreracconta. Ma per il momento, buon ascolto! Nel 2019 è uscito nelle sale il film Il Traditore, diretto da Marco Bellocchio. Al centro c'è la storia vera di Tommaso Buscetta, un mafioso pentito che ha deciso di collaborare con la giustizia e ha contribuito all'arresto di molti pezzi grossi di Cosa Nostra che poi sono finiti davanti a un giudice durante il maxi processo di Palermo. Il film è molto accurato e racconta il processo nei minimi dettagli, uno dei quali colpisce spesso le persone non italiane che lo guardano. Il maxi processo si svolge a Palermo, ma i giudici arrivano da tutta Italia. Uno di loro, a un certo punto, perde la pazienza. L'imputato di fronte a lui parla in siciliano stretto e il giudice sbotta, non capisce niente e gli chiede di parlare in italiano. Ed ecco la domanda che si pongono molte persone. Ma il siciliano è così distante dall'italiano? Potrei rispondere con una parola sola. Sì, la situazione però è più complessa. In questo episodio parliamo del rapporto tra l'italiano e i dialetti. A partire dalla definizione di cosa sono questi dialetti, quali sono, come funzionano e quale ruolo hanno nella comunicazione. Per scoprire come mai un giudice romano non è in grado di capire un imputato siciliano, ma anche per scoprire un mondo antico, intimo ed emotivo che arricchisce la lingua italiana di suoni, storie ed emozioni. Sono partito da un esempio con il siciliano, perché è un caso che capita spesso. Esiste la percezione che il siciliano o il sardo siano per loro natura più distanti dall'italiano standard e che lì e solo lì si parla in modo diverso rispetto al resto d'Italia. In realtà avrei potuto citare altri esempi simili e molto lontani dalla Sicilia. Per esempio il film L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi. La storia parla di varie famiglie contadine
delle campagne vicino a Bergamo e gli attori, nella versione originale, parlano tutti in bergamasco. Per rendere il film comprensibile agli spettatori, è stato necessario doppiare tutte le voci in italiano in post-produzione. Se l'idea che in Sicilia si parli in modo diverso rispetto al resto d'Italia ci sembra plausibile, che si parli in modo diverso a Bergamo può sembrare più incredibile. In realtà si tratta dello stesso fenomeno, quello dei dialetti. Ne abbiamo parlato già un po' nell'episodio precedente dedicato alla lingua, il numero 100. I dialetti non sono versioni modificate dell'italiano, ma lingue diverse, anche se strettamente imparentate. Se le chiamiamo dialetti, è per una convenzione, secondo la quale il titolo di lingua spetta alle lingue nazionali. Per tutte le altre, usiamo la parola dialetti. Da un punto di vista scientifico, non ci sono differenze. I dialetti non sono inferiori alle lingue per quanto riguarda la struttura, la grammatica e nemmeno la tradizione. Per questo motivo, molte persone non amano usare la parola dialetti. Pensano che sminuisca il valore delle lingue regionali. In generale sono d'accordo. Io però qui li chiamerò dialetti. Per semplicità e per chiarezza. Di certo non per disprezzo. Fatta questa precisazione, andiamo al sodo. Da dove arrivano i dialetti italiani? La storia parte da lontano, dal disfacimento dell'impero romano d'Occidente. All'epoca parlavano tutti in latino, ma sarebbe un errore pensare che le persone normali parlassero lo stesso latino di Cicerone. Il latino popolare era distante da quello classico e le persone meno istruite lo parlavano in modo differente a seconda della regione in cui vivevano. Magari si mischiava con le lingue dei popoli che c'erano prima dei romani e poi ha finito per mischiarsi con le lingue dei popoli che sono arrivati dopo. Così, mentre il latino scritto si è cristallizzato, i vari latini parlati in Italia si sono trasformati, diventando pian piano sempre più distinti tra loro. A maggior ragione, dato che non esisteva più l'impero e gli spostamenti tra varie regioni erano più rari, le varianti di latino sono diventate sempre più locali. Sono diventate i volgari, come si dice con una parola tecnica. Tutti relativamente comprensibili tra loro, eppure allo stesso tempo tutti diversi. Già nel Medioevo, almeno per le classi sociali più alte, esisteva l'idea di un'identità nazionale italiana, anche se la penisola era politicamente divisa e anche se tutti, in realtà, parlavano in modo diverso. Non era importante. Gli intellettuali si scrivevano tra loro usando l'unica lingua in cui si poteva scrivere, il latino. Le cose sono cambiate soltanto a metà del Medioevo, quando un certo Dante Alighieri ha dimostrato che si potevano scrivere testi belli, vari e importanti anche in volgare, o perlomeno nel suo volgare, quello fiorentino, che poi ha fatto carriera fino a diventare l'italiano che parliamo oggi. Insomma, uno dei tanti volgari italiani, grazie al suo prestigio culturale, lentamente ma inesorabilmente ha preso il posto del latino come lingua letteraria e pian piano è diventato la lingua nazionale di tutti gli italiani. E nel frattempo gli altri volgari sono diventati dialetti. Non sono lingue ufficiali, non si usano, quasi mai, per scrivere leggi o regolamenti. Raramente si usano per scrivere libri e giornali. Sono soprattutto le lingue della vita quotidiana e familiare. Come abbiamo detto nell'episodio 100, in Italia esiste una situazione chiamata di diglossia, ovvero la lingua nazionale e quella locale convivono, semplicemente si usano in contesti diversi. La diglossia però non è allo stesso livello in ogni regione. Ci sono parti d'Italia in cui il dominio del dialetto è minore o quasi inesistente, e altre parti dove invece è molto largo.
dipende soprattutto da questioni storiche e culturali. Ma quali sono i dialetti italiani? Sono tutti diversi dall'italiano standard? Contare tutti i dialetti e le parlate d'Italia è quasi impossibile. Possiamo però dividerli per aree, con una suddivisione comune, anche se un po' datata. Consideriamo dialetti settentrionali, cioè del nord, tutti quelli parlati al di sopra della linea immaginaria tra le città di La Spezia, in Liguria, e Rimini, in Emilia-Romagna. A dire il vero, non sono tutti strettamente imparentati tra loro. Le parlate della Lombardia, dell'Emilia e del Piemonte hanno in effetti dei punti in comune. Il Veneto e il Friulano, invece, si differenziano un po'. Senza entrare qui in dettagli tecnici, puoi riconoscere i dialetti settentrionali da cose tipo le parole che finiscono in consonante e dalla presenza di vocali intermedie che in italiano standard non esistono. Esempio perfetto, la parola lombardo, che in lombardo suona più o meno lombard, scusate per la pronuncia. Sotto la linea La Spezia-Rimini si trovano i dialetti centrali, come per esempio il toscano. Dato che l'italiano standard viene dal toscano letterario medievale, il toscano di oggi, tra le parlate regionali, è quella che più si avvicina alla lingua nazionale. Attenzione, si avvicina, ma non è uguale. Soprattutto a livello semantico, ci sono parole che ai parlanti toscani sembrano standard e invece sono regionali. Per esempio, lapis al posto di matita, acquaio al posto di lavandino, granata al posto di scopa. E poi c'è il fenomeno più noto del toscano, ovvero la cosiddetta gorgia, quella per cui alcuni suoni velari vengono aspirati. Il risultato dà cose come la casa, la carne e il famosissimo esempio de la Coca-Cola. Se ci sono toscani all'ascolto, perdonatemi, ma dovevo farlo. L'area centrale comprende anche i dialetti dell'Umbria, di parte del Lazio e di parte delle Marche. Come il toscano, sono tendenzialmente molto vicini all'italiano standard. In generale, la regola è che più ci si allontana da Firenze e più i dialetti diventano difficili da capire. Ha senso, no? Il caso di Roma è quello più particolare. Nella capitale, infatti, non esiste un vero e proprio dialetto, ma solo un modo molto marcato di parlare l'italiano. Quindi, a parte l'uso di parole peculiari, per qualsiasi parlante in Italia non è un problema capire il romanesco. Da Roma ad Ancona, nelle Marche, passa un'altra linea, quella che segna l'inizio dei dialetti meridionali. Il più riconoscibile di tutti, ovviamente, è il napoletano. Grazie al ruolo di Napoli nella storia dell'arte, della cultura e della musica, i segni distintivi di un parlante napoletano sono facilmente riconoscibili, anche se questo non significa che siano comprensibili. Un prodotto molto popolare, come il film Gomorra, dedicato alla camorra campana, ha bisogno dei sottotitoli per essere capito anche tra i parlanti italiani. Nel Salento, cioè per capirci la parte finale della Puglia, come anche in Calabria e in Sicilia, si parlano i cosiddetti dialetti meridionali estremi, che hanno tra loro molti elementi in comune, soprattutto per quanto riguarda il lessico e l'uso delle vocali. Cos'è rimasto fuori? La Sardegna, che in effetti è un po' un caso a parte, perché esistono almeno tre dialetti sardi, ma anche una lingua sarda, compresa su tutta l'isola e che ha ricevuto a livello ufficiale lo status di lingua, a segnare in modo ancora più chiaro il suo sviluppo totalmente indipendente dalle altre lingue italiche. Ecco, questa è la mappa, molto, molto sintetica, dei dialetti italiani. Ma oggi chi li parla? Come detto, in tutte le parti d'Italia esiste una forma di diglossia, dove dialetto e italiano standard convivono, occupando aree diverse della comunicazione e a volte mischiandosi un po'. Va detto anche che la situazione non è uguale da tutte le parti.
Ci sono luoghi dove il dialetto è più diffuso e altri in cui è praticamente scomparso. Vi faccio un esempio pratico. Piazza Duomo a Milano. Quante persone sentirete che parlano tra loro in dialetto milanese? Nessuna. Facciamo lo stesso esempio a Via Toledo a Napoli. Quante persone parleranno in napoletano? La maggior parte. Perché succede? Milano è una città ormai cosmopolita. Soprattutto tra le persone più giovani c'è la convinzione che il dialetto sia una cosa da vecchi, provinciale, anche un po' ignorante. Questa convinzione deriva da decenni di pregiudizi sul tema, spesso in buona fede. I maestri e le maestre di scuola elementare per tanto tempo hanno avuto a che fare con bambini che arrivavano da famiglie poco istruite, dove a casa si parlava il dialetto. E per insegnare a questi bambini a scrivere e parlare in italiano era necessario combattere un po' il dialetto dentro di loro. Aveva senso, certo, ma il risvolto della medaglia è che così alcuni dialetti rischiano di scomparire. Perché a Napoli non succede? Perché i napoletani sono una comunità molto unita, legata al proprio territorio e molto orgogliosa della propria identità. Questo fa sì che il napoletano sia vivo, lo si può sentire per strada, tra le persone, si parla in napoletano con la famiglia, con i vicini, nel negozio sotto casa, e si parla napoletano per esprimere emozioni, scrivere poesie, perché i napoletani lo sanno bene che a parlare, anche in dialetto, non c'è davvero niente di male. È vero che i dialetti oggi resistono di più al sud che al nord. In Sicilia, in Puglia o in Calabria è normale, anche per le generazioni più giovani, usare il dialetto in famiglia o con gli amici. A Bologna, Perugia o Torino la cosa è molto rara o addirittura impensabile. L'unica eccezione vera, a nord, è il Veneto. Anche lì, come a Napoli, per un'identità locale molto forte, il dialetto è molto vivo e usato. Anche per capire chi è dei nostri e chi invece è un forestiero. Qui si propone una vecchia domanda. Per parlare l'italiano è necessario parlare anche i dialetti? La risposta è no. Io stesso il dialetto non lo parlo, nonostante lo capisca perfettamente. Non ho mai imparato a usarlo, anche se intorno a me lo sento in continuazione. Oggi al massimo uso parole in siciliano qua e là, ma soprattutto per scherzare. Provare a usarlo in una conversazione intera sarebbe una cosa per me totalmente innaturale, come se fosse qualcun altro a parlare con la mia bocca e con la mia voce. Nonostante ciò, il siciliano per me è importante. Lo immagino come una scatola di latta, di quelle dove i bambini tengono le loro cose più preziose. Lì dentro ci sono le parole delle emozioni più semplici, ma anche le più belle, emozioni spesso sussurrate o a volte gridate, che si possono esprimere solo in dialetto, perché è in dialetto che sono nate e che ci sono state tramandate. Ecco perché i dialetti sono belli e preziosi. Oggi non impediscono a nessuno di parlare in un italiano corretto, ma arricchiscono la vita emotiva di parole e sentimenti antichi. Quelli che vengono da un tempo e da un luogo dove l'italiano ancora non c'era e dove, ancora oggi, sarebbe un ospite strano. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica, seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!